Anche se ha disertato il tour delle macerie delle altre First Ladies, anche se non è arrivata come si vociferava insieme a George Clooney, Carla Bruni non ha perso il suo charme e ha ugualmente conquistato gli aquilani. Questione di classe o forse semplicemente di glamour e notorietà. Ieri sera, ad esempio, è andata a cena al ristorante Il Bacco da Seta, un locale ricavato in un antico casale immerso nel verde rimasto intatto dopo il terremoto. Il marito, nonostante gli impegni istituzionali, l'ha raggiunta verso le 23 e insieme sono usciti poco dopo la mezzanotte tra gli applausi dopo aver distribuito sorrisi ed autografi ed essersi fatti fotografare con molte persone. Combinazione, il locale era lo stesso scelto per la cena della First Lady britannica Sarah Brown. «È stata una serata meravigliosa», ha dichiarato la Premier Dame. «Siamo stati benissimo, sono felice che mio marito mi abbia raggiunto nonostante i tanti impegni». I coniugi Sarkozy sono stati sempre molto vicini con la Bruni, che ha accarezzato e coccolato più volte il suo Nicolas. Carla ha visitato il centro storico, in particolare in Piazza Duomo e la Chiesa delle Anime Sante, che il governo francese contribuirà a recuperare. Poi è andata all'ospedale San Salvatore.